La pace dei santi sia con voi. Il 18 settembre la Chiesa celebra la memoria di San Giuseppe da Copertino, sacerdote. Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino, in provincia di Lecce, in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni ordini per la sua poca letteratura, Giuseppe aveva dovuto abbandonare la scuola per povertà e malattia, venne accettato dai cappuccini e dimesso anche da loro per inettitudine, dopo un anno. Accolto come terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì ad essere ordinato sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche che continuarono per tutta la vita e che, unite alla preghiera e alla penitenza, diffusero la sua fama di santità. Giuseppe levitava da terra per le continue estasi. Così, per decisione del Sant'Uffizio, venne trasferito di convento in convento, fino a quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino i teologi, e seppe accettare la sofferenza con estrema semplicità. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni. Fu beatificato il 24 febbraio 1753 da Papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da Papa Clemente XIII. San Giuseppe da Copertino è il patrono di tutti gli studenti. Il 18 settembre la Chiesa Ambrosiana celebra la memoria di Sant'Eustorgio I di Milano, vescovo. Eustorgio fu il nono vescovo di Milano. Era un greco mandato lì dall'imperatore come governatore. Alla morte di Protasio fu eletto vescovo, con una vicenda che ricorda quella di Sant'Ambrogio. Recatosi a Costantinopoli, al ritorno a Milano avrebbe eretto la chiesa che porta il suo nome, presso il luogo della primitiva comunità cristiana in zona Porta Ticinese. In essa collocò l'arca con le sacre reliquie dei santi magi che poi vennero trafugate a Colonia. Morì intorno al 355 e fu sepolto nella Basilica di Sant'Eustorgio. Fa parte di quel gruppo di quattro vescovi ambrosiani, con San Dionigi, Sant'Ambrogio e San Simpliciano, proposti subito al culto pubblico. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giuseppe e Sant'Eustorgio, ed auguri a quanti il 18 settembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Nella memoria di San Giuseppe da Copertino porgiamo il nostro in bocca al lupo a tutti gli studenti e i docenti all'inizio del nuovo anno scolastico. E per tutti gli studenti eleviamo la nostra preghiera. Mi rivolgo a te, San Giuseppe da Copertino, all'inizio dell'anno scolastico. Confido nella tua intercessione presso il Signore. Tu che hai sperimentato la fatica dello studio, donami forza di volontà e costanza. Fa che io possa crescere nella conoscenza e nell'amore del creato e nell'intelligenza del pensiero dell'uomo. Stimolato da quanto mi sarà concesso di apprendere, ti prego, aprimi la mente alla scienza e il cuore alla vera sapienza, doni dello Spirito Santo. San Giuseppe da Copertino, sorretto dal tuo aiuto, non mancherò di raccogliere frutti abbondanti. Amen. Buon anno scolastico a docenti, alunni e personale della scuola. E in bocca al lupo a tutti coloro che vivono nell'ambiente scolastico.